E la carne? Troppo buona. E gli hamburger? Buonissimi. E la musica? Rigorosamente dal vivo. E la birra? Da volar via. Beer Pub, mangi, bevi e ti diverti, a Torricella Verzate, in via Emilia 2. Purtroppo non c'è ancora nulla di ufficiale, ma stando a quanto riportato oggi dal quotidiano locale, voci insistenti danno per certa la riapertura completa dell'ambulatorio di guardia medica, che oggi è ridotto a spazi e risorse che potremmo definire imbarazzanti, il tutto presso i locali dell'ex reparto di neurologia. Partito Democratico e Italia del Rispetto sono stati autori di una serie di proteste che riguardavano proprio il problema della guardia medica. Siamo qui con Roberto Gallotti del PD. Ecco, cosa ne pensa di questa notizia? Ho letto la notizia di questa mattina sul quotidiano locale, la cosa non mi può fare che piacere. Evidentemente come Partito Democratico, insieme agli amici dell'Italia del Rispetto, ci eravamo fatti promotori. Non tanto per una cosa inventata da noi, ma perché c'erano state delle lamentele da parte di diversi cittadini che appunto avevano notato l'impossibilità di accedere alle visite mediche qui a Voghera. Quindi evidentemente la cosa non ci può fare che piacere, avevamo presentato per cercare di coinvolgere e dare maggiore forza a questa iniziativa anche il Consiglio Comunale, cui avevamo presentato un ordine del giorno a nostra firma e per la verità firma anche dei consiglieri delle liste Toriani. Per cui io penso che questa nostra iniziativa che ha dato voce ai cittadini che avevano verificato questa carenza, penso che abbia avuto la forza per smuovere chi di dovere a togliere una discriminazione che in verità strideva veramente, perché la guardia medica aveva un locale per le visite a Casteggio e non l'aveva Voghera. Sembrava veramente una contraddizione per quanto riguarda Voghera, che sicuramente ha un'importanza maggiore. Tre anni fa, quando ho iniziato, il nostro lavoro è stato subito di essere in contatto con i cittadini, e il modo per essere in contatto era la petizione, la raccolta firme. Devo dire che inizialmente, soprattutto nel web, sono stato molto attaccato e ritenendo le petizioni, le raccolte firme banali, che non avevano senso. Oggi, leggendo questa notizia, devo invece confermare e sperare sempre di più che la mia idea di un cambiamento della politica e soprattutto dell'uomo politico, di essere vicino alla gente. E pertanto sono veramente molto contento.